E lo vedete il verde Kawasaki, siamo nello stand Kawasaki, a questo EICMA 2021, una novità, abbiamo in realtà due, arriva una ZX-H2SE, ok, ma la novità più interessante è il Versys, nuovo con il nuovo Versys 650 che va a riprendere le linee di quello che è la Versys 1000, quindi abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda l'estetica. Il motore rimane lo stesso, 67 cavalli, sorry, e arriva quello che è il TFT, che purtroppo vediamo spento, TFT e connettività Bluetooth per questa Versys 650, che comunque si rinnova ma si conferma un ottimo prodotto. Andiamo a vederla di qualche altra colorazione, scusate perché c'è sempre un po' di casino a girare per gli stand. Abbiamo un motoretto, no, l'ho girato. Vinci. Abbiamo un motoretto selvatico. Un selvatico. Selvatico. Vinci. Cosa ne pensi della nuova? Hai visto quella là, che bellina? Sulla base V800. Sulla base V800, il flat track, sì, o la cross? No, quella da cross, da regolarità, cross, diciamo. Vado subito a vederla. Vai a vedere. E per quanto riguarda la Versys 650, hai visto? Non sono appena arrivato, non ho ancora vista. Sono appena arrivato allo stand, non ho visto praticamente niente. Ho visto quella là e stavo guardando le Bimota, che comunque tanta sono roba, mamma mia. Che magari il marchio Kawasaki gli potrà solo fare bene al brand Bimota. Ma penso di sì, dai. Dai, magari apre un po' i confini italiani. Sì, 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 no, ma anche gli dà una forza notevole, diversa, un'industrializzazione diversa, dai. KB4 nuova è proprio bene. Sì, sì, interessante. Io, guarda, sono arrivato adesso come se fossi caduto da Marte, non ho ancora visto niente. Adesso boh, studio e poi ti dico. Ti lascio lavorare. Anche a te, buon lavoro. Ciao. Ciao. Grazie Nicola per l'intervento. Quindi adesso andiamo a vedere il cross di cui parlava. Andiamo a vedere la Versys 650 negli altri colori. Quindi eccola qua. Abbiamo la colorazione argento. Questa, argento. Ok, classica, abbastanza standard. E poi una colorazione nera. Poi facciamo un altro giro per lo stand. Andiamo a vedere che cosa ci offre Kawasaki a questo EICMA. In realtà tutta la gamma presente. Questa è la versione nera. Tutta la gamma presente, ma novità veramente poche. È vero, ha già presentato quella che è la sua Z650 in precedenza, questa è la Z900, quella più interessante è lei. Z650, qui abbiamo quella storica, e poi di fianco la Z650 RS appena presentata, quindi qua la vediamo, molto molto bella. Riprende le linee appunto della Z900 RS che siamo già abituati a conoscere, che derivano poi da quelle d'epoca, lo notate oltre che dal colore, guardate anche il codino per esempio, la forma del codino o tanti altri dettagli. Dopo abbiamo quello che sono varie moto da corsa, quindi oltre a Ninja 400, Ninja ZX6R, che purtroppo sì c'è quella da corsa ma non c'è più quella stradale, le moto di Jonathan Ria, e dopo andiamo in direzione Bimota per farlo. Passiamo un po', facciamo un po' di slalom. Qui quello che diceva Nicola è questa V800 da cross, quindi una reinterpretazione della Kawasaki V800 in versione scrambler. No, in versione cross, questa è proprio cross. Molto molto bella, aveva ragione Nicola. E andiamo a vedere le varie. Ah, Bimota. Abbiamo la Tesi H2 che già conoscevamo e qua arriva KB4 RC, ragazzi. Non ci sono parole. Guardate che linee, sempre molto particolari le linee, mamma mia, forcellone con una finitura dal pieno, cerchi OZ, Brembo Stilema, qui siamo al top, a parte le frecce alogene, ma quelle, vabbè, e qua la versione KB4 in versione carenata, guardate che opera d'arte. Provo a zoomare se riesco. Guardate il forcellone con la finitura dal pieno. Mamma mia. Questa è proprio bella. Potrebbe essere lei per me la regina della fiera. Ok, detto altro, abbiamo tutte le varie Z900, Z900SE, Z900RS. Abbiamo tutta la gamma completa. Ovviamente non sono novità, a parte la Z650 RS, la novità rimane la Versys 650 di nuova generazione.
l'ultimo sguardo al faro acceso della Z650 e noi ci rimandiamo a un prossimo video. Molto 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 bella, interessante. Comunque ci voleva l'aggiornamento alla Versys, che insomma sentiva un po' il peso degli anni, per rinnovare un prodotto comunque economico e di molta qualità, perché è una moto che ti porta ovunque. Magari non è la più bella, la più leggera o la più fuoristradistica, ma non ti lascia mai a piedi, quindi un ottimo prodotto la Versys, senza dubbi, non serve che ve lo dico io, quindi bello che l'abbiano aggiornato. Detto questo, noi ci rivediamo a un prossimo video. Bella ragazzi, ciao ciao!